Italia 1, buonasera e buon calcio da Bruno Longhi. Lo stadio Marassi di Genova riaccende i riflettori 76 giorni dopo la finale di Coppa Italia tra Sampdoria e Roma, che vide il successo dei giallorossi di Ottavio Bianchi per ospitare la prima competizione ufficiale della stagione, la Supercoppa Italiana. Di fronte ancora blu cerchiati e giallorossi, vediamo subito la formazione della Sampdoria con Pagliuca, Mannini e Catanez, Pari, Djerkovo, Vlanna, Lombardo, Sereso, Vialli, Mancini e Silas. Per quanto riguarda la formazione blucerchiata, mentre sta per essere dato il calcio d'avvio, ci sono in panchina Nuciari, Orlando, Invernizzi, Dossena e Buso, mentre la Roma, la partita iniziata in questo momento, risponde con Cervone, Garzia, Carboni, Bonacina, Aldair, Nela, Essler, Di Mauro, Föller, Giannini e Muzzi. Per quanto riguarda la panchina della formazione diretta da Ottavio Bianchi, abbiamo Zinetti, Tempestilli, Piacentini, De Marchi e Salsano. L'arbitro è il signor Tullio Lanese, coadiuvato dai guardalini De Santis e Scalcione. È una partita, questa della Supercoppa, che viene giocata per la quarta volta. Precedentemente avevamo assistito e commentato i successi di Milan e Inter, sempre contro la Sampdoria, del Napoli sulla Juventus. Ha sempre vinto, con me ovviamente Roberto Bettega, la squadra di casa, ma forse il contraddittorio precampionato della Sampdoria autorizza una certa equità, un certo equilibrio tra le due squadre in campo. Io direi senz'altro di sì, hanno tutte e due, sono due squadre che hanno dei piccoli problemi in partenza. Intanto c'è questo minuto di raccoglimento, ma dicevo che la Sampdoria non ha certamente avuto un precampionato esaltante, e quindi deve recuperare la concentrazione. Questo fatto dà sicuramente alla Sampdoria, alla Roma, delle possibilità molto grandi. Ecco, questo minuto di raccoglimento viene effettuato in memoria di Ugo Gestani, ex vicepresidente della Lega, scomparso in queste ultime ore. Può riprendere il gioco con un calcio di punizione per la Roma, con l'ex Carboni che cerca Föller. Si rinnova il duello con Djerkovod. Carboni, Di Mauro, giocatore che è stato ripescato praticamente all'ultima ora, era fortemente in dubbio. Mancini, grande stop. Silas, palla per Catanez, accelerazione e fallo durissimo di Giannini. Mentre vediamo Vialli che ha invocato subito il cartellino giallo, e non aveva tutti i torti, direi. No, direi che non è da dare, l'aveva, ha pienamente ragione, in quanto dopo un minuto un'entrata del genere, se gli animi sono leggermente surriscaldati, può dare origine a delle cose veramente spiacevoli. Abbiamo rivisto il fallaccio, era stato molto bello l'inserimento centrale, vedete anche Mancini va forse scherzosamente un po' a rimproverare. Direi che l'arbitro, a mio parere, sbaglia a non estrarre il cartellino giallo, anche se è soltanto il primo minuto. Ecco Srećko Catanez, un pochino sconsolato, riprende la sua posizione, può riprendere anche il gioco. Dunque salvato in questa occasione Giannini da un cartellino giallo, mentre la ripresa del gioco deve avvenire in posizione più arretrata. Serata torrida, come sta avvenendo in questa fine estate, in questo finale del mese di agosto. Giocatori ovviamente che vengono chiamati ad un durissimo impegno, mentre Vialli ha cercato di liberarsi di Carboni, palla che è stata scagliata in calcio d'angolo, un'azione di Vialli, un tackle, un duello più che altro tra Vialli e l'ex Carboni, e il primo calcio d'angolo della partita a favore della Sampdoria, primo calcio d'angolo che sta per essere battuto da Roberto Mancini. Ecco la palla che spiove altissima, va a staccare Catanez, la palla che sfiora il palo. Bellissimo inserimento del giocatore jugoslavo. È molto bravo Catanez, è un grosso saltatore di testa. Ci ricordiamo che nella finale di Coppa Italia all'andata segnò proprio lui. Intanto rivediamo lo stacco in piena corsa, come sovrasta, diciamo, nettamente Aldair. Tra l'altro la Sampdoria e la Roma in questi casi, sulla palla gioco fermo, sulle palle alte, fa cambio di marcatura. Garzia va su Lombardo e Carboni invece va a prendersi Vialli. Ed ecco in azione Essler, tocca il primo pallone, vedete che alle sue costole c'è Fausto Pari, una marcatura che era già stata preventivata con largo anticipo dal tecnico Bosco. Doveva essere lanciato Muzzi, pure lui giocatore che era fortemente in dubbio la vigilia di questa gara, mentre riparte la Samp, velocissima con Djerkovod, l'accelerazione di Djerkovod, lo affianca Lombardo, dovrebbe arrivare il passaggio e arriva invece l'intervento di Bonacina, che finisce al posto di Giannini sul tacchino dell'arbitro. Noi ci fermiamo per alcuni istanti.
Ecco Walter Bonaccini ammonito, dicevo, al posto di Giannini. Ovviamente l'arbitro ha fatto quello che andava fatto precedentemente. Ma sì, ma assurdo secondo me, perché Bonaccini ha tenuto duro correndo dietro e poi è intervenuto forse fallosamente, ma in maniera assolutamente diversa dall'entrata precedente. Non capisco assolutamente l'atteggiamento dell'arbitro in questo caso. Ed ecco il calcio di punizione per la Sampdoria, quando è scoccato il quinto minuto, ci avviciniamo al sesto per l'esattezza, con Silas che prova una delle sue cannonate dalla distanza. Ecco Silas, il tiro, bellissimo! Palla tagliata, a rientrare, grande effetto, comunque effetto e potenza in questa conclusione di Paolo Silas. Sì, ma il solo difetto, il solito problema di essere centrale. Ecco, vedete che aggira la barriera, però è molto centrale su... Direi che per Cervone è stato, a mio parere, sempre abbastanza agevole la deviazione. Ed è ancora calcio d'angolo con la Sampdoria che ha iniziato decisamente bene. Dalla spinta di Di Mauro, Muzzi sulla palla. È una Roma che ovviamente, giusto ricordarlo, non può schierare il suo secondo bomber Rizzitelli, vittima di un male che perlomeno è lecito definire misterioso di questi tempi. Di Mauro, è intervenuto Catanez, palla per Tonigno Sereso, Lanna, ancora a Silas, sulla destra Lombardo, liberissimo che riceve, e Carboni che si appresta ad affrontare Lombardo. Pallonetto nella zona di Mancini che è terminato a terra, poi Estler in dribbling tra due giocatori, ancora Estler, incespica sulla palla, poi Carboni, lo scambio, è ancora il tedesco prelevato dalla Juventus che prova a rilanciare nella zona di Bonaccini. Muzzi, il lancio ancora su Bonaccini, inseguito da Mannini. Di gran carriera arriva il numero 2 sampdoriano, gli ruba la palla e la dà al portiere Pagliuca, mentre vedete inquadrato Attilio Lombardo. C'erano tanti giocatori in dubbio alla vigilia di questa partita, poi quasi miracolosamente sono riusciti tutti quanti ad essere in campo. Ed era un pasticcio di Di Mauro, poi Vialli che cerca di liberarsi e c'è il pronto ritorno di Garzia su questo bel tentativo di Gianluca Vialli. Ma ci sono tanti accoppiamenti scontati, tra l'altro Bianchi, schierando Muzzi come seconda punta, ha dato dei punti di riferimento ben precisi e quindi secondo me agevolando la Sampdoria. In mezzo al campo non è ancora ben definita la posizione di Giannini, che adesso riceve la palla in quanto si interscambia sulla fascia a seconda che Hesler stringa o divaghi sulle fasce appunto laterali. Ed ecco Silas, gli viene incontro Vialli, palla scambiata con Lombardo, prova l'accelerazione Lombardo, lo affronta Carboni mentre va a raddoppiare Di Mauro. Vialli, palla ancora sulla destra, è pronto il cross che parte, palla si impenna, Hesler, ed è ancora calcio d'angolo. Un Esther che ha avuto pure lui i suoi piccoli problemini ad un ginocchio, ricordiamo che è stato vittima di un intervento, mentre vedete il tecnico Ottavio Bianchi, di un intervento al ginocchio al termine della stagione, si trattava di una pulizia appunto al ginocchio. Ecco il corner battuto, la respinta di Cervone sulla palla Esther, velocissimo, subito da pari, contrattacco della Roma con Muzzi che si fa vedere, impreciso il servizio di Thomas Esther. Lombardo evita l'intervento duro di Carbone, la palla è poi per Catanez. Mancini, malinteso con Lombardo, e palla che finisce in fallo laterale. Risultato di 0-0 questa finale di questa Supercoppa italiana, quando siamo giunti al 9 minuto e 10 secondi. Avete visto inquadrato ancora una volta Attilio Lombardo, la nostra telecamera indugia sull'ex giocatore della Cremonese, mentre vedete Cervone sta per perfezionare il rilancio. Palla che è stata sparata nella zona di Föller dopo un tocco preventivo di Muzzi, l'intervento ancora di Föller, si guarda attorno, non trova più il pallone, lo trova invece Bjerkovod, il rilancio a cercare Mancini, troppo lungo, può intervenire senza problemi Nela. Dicevo prima che 76 giorni dopo la finale di Coppa Italia, Sampdoria e Roma si ritrovano ancora qui a Marassi. Nell'occasione delle due partite la Roma si era imposta in virtù del 3-1 dell'andata, la partita di ritorno giocata qui a Marassi si era conclusa quel 9 giugno 1-1. Catanez, Tonigno Sereso, pari. Una Samp che bada soprattutto al mantenimento del possesso di palla, lo
lo fa con una certa precisione. Ancora Catanez nella zona di Vialli, attaccato da Aldair. Resiste Vialli alla carica, vedete che è costretto a sfuggire ai due giocatori giallorossi, servendo Mannini che prova a fiondare nella zona di Mancini. Il colpo di testa del nuovo acquisto Garzia, poi Di Mauro, le prese con Catanez. Bonacina, Di Mauro, hanno la meglio i piccoletti della Roma. Hessler è pari che interviene intercettando il passaggio. Avanzata ancora di pari. Ecco Silas che si trova in assoluta libertà sulla sinistra. Puntanella, ancora Silas, il dribbling è bellissimo e la palla crossata, respinta da Aldair. Grande giocata di Paolo Silas. Qua direi che è stato molto bravo a suggerire, errore della difesa romana che ha trascurato completamente il suo inserimento. Peccato veramente che il suo tentativo di cross sia stato fallito. Tanto bravissimo Carboni ad anticipare e a costringere in corner Landa. E per l'arbitro è calcio di punizione che ci dà l'opportunità di fermarci per qualche secondo. È ripreso il gioco dopo la stupenda iniziativa di Paolo Silas. Siamo all'undicesimo minuto, dodicesimo in questo momento, il risultato che è sempre di 0-0 tra Sampdoria e Roma. Sulla palla Tonino Cerezo, lo affianca Catanez. Prova a verticalizzare su Mannini, in anticipo Nela. Seconda giovinezza per Sebino Nela nel ruolo di libero. Giannini e Föller. Stop errato, ma vedete che Föller ci mette una pezza. Poi anche Mancini alle prese con Giannini. Prova ad accelerare Mancini, seguito da Bonacina. Cerca Vialli. Ecco il servizio, Vialli che si inserisce. Va forse a commettere fallo e poi comunque tutto regolare. Duello accanito tra i due ed è costretto in calcio d'angolo Aldair. È molto furbo Vialli, è andato in scivolata su una palla quasi persa in quanto era in vantaggio leggermente Aldair, ma così l'ha costretto a mantenerla in gioco e l'ha uncinata col piede sinistro. Avete visto, quindi era pienamente regolare. Sì, regolarissimo l'intervento di Vialli grazie all'inquadratura della telecamera postata dietro la porta di Cervone. Ed ecco ancora un calcio d'angolo, addirittura Föller che va a rubare la palla. Poi Silas ha provato questo dolcissimo pallonetto, è stato facile preda di Cervone che prova a rilanciare Hessler. Vedete che con un solo passaggio del portiere può partire un contropiede. Ha avuto la meglio in elevazione pari. Hessler purtroppo per lui è costretto a concedere qualche centimetro al giocatore pari. 1,66 m per quanto riguarda Thomas Hessler, viceversa per quanto riguarda pari la sua altezza è di 1,74 m, 8 centimetri di differenza. Ecco appunto in azione Fausto Pari, uno dei capi storici della Sampdoria. Lanna, fiondata imprecisa. È una squadra che spesso e volentieri ama saltare il centrocampo, la Sampdoria, con queste lunghe fiondate dalle retrovie. I suoi due attaccanti, se così possiamo chiamarli, Vialli e Mancini, esigono questo tipo di gioco, almeno gradiscono. Tanto sono due squadre, e lo ripetiamo, come la finale di Coppa Italia, durante quella finale avevamo sottolineato, giocano a uomo veramente a tutto campo, dal marcamento delle punte agli accoppiamenti in mezzo al campo, sono assolutamente a uomo totale su tutti i 100 metri del campo. Ed ecco Rudi Föller, per lui una stagione decisamente buona quella passata, con 11 gol in campionato. Eccolo ancora lanciato, Föller prova ad intervenire, è intervenuto a sua volta Lanna, uno scontro con il tedesco. L'arbitro interviene per accordare un calcio di punizione alla Sampdoria e noi ci fermiamo ancora per qualche istante. Ripreso il gioco, sempre 0-0 il risultato di questa finale della Supercoppa Italiana, 13° minuto del primo tempo, in azione Lombardo. Salta Hessler, lo affrontano in due, cercano di chiudere la fascia, se ne va molto bene Mancini, può crossare, il cross stava per prendere in castagna Nela che è riuscito comunque a mettere una pezza. Catanez, poi Carboni, so che vedete in spazi strettissimi, Carboni che ha provato a lanciare Muzzi, l'intervento di Mannini, il secondo intervento di pari e la palla che comunque finisce ugualmente in fallo laterale. Possiamo dire un buon momento della Sampdoria in questo primo quarto d'ora, perlomeno facendo un bilancio di questo primo quarto d'ora. Una Sampdoria che ha collezionato 4 corner, è andato al tiro, la formazione blu cerchiata con Catanez di testa pericolosamente al terzo. C'è stata anche una bella conclusione su calcio di punizione di Silas al quinto. Silas ancora alle prese con Bonacina. Nela. C'è qualche problema per Rudi Föller che è costretto
a farsi medicare, a farsi assistere a bordo campo, mentre Muzzi ha scambiato con Di Mauro, che ha provato un ambizioso lancio in direzione di Bonacina, palla che è stata guadagnata senza problemi da Silas. Ecco, vedete proprio il quarto d'ora esatto, avete sentito anche il rumore tipico dello spray che è stato spruzzato sulla caviglia di Rudi Völler. Toninho Cerezo cerca Vialli. Lo sentite ancora, non si tratta della caviglia bensì del ginocchio. Ghiaccio spray per il ginocchio di Rudi Völler, per il ginocchio destro del campione del mondo, mentre Carboni ha provato a tagliare il campo con questo diagonale. L'intervento di Mannini sulla palla Mancini, lo stop di petto, palla accarezzata, Catanez, ancora Mancini con un pallonetto accercato, Silas, ostruzione di Giannini, tutto regolare, si va avanti perché Garzia ha servito Giannini, prova ad inserirsi Ester, ancora Giannini, l'avanzata lo affronta Lanna, buon intervento di Giannini, il primo, non il secondo, in difficoltà. Del resto era contro tre avversari, non era facile. No, Ester era cercato di allargarsi per provare a farlo andare uomo contro uomo, uno contro uno, ma la corsa di Giannini era troppo poco convinta nell'inserimento e ha permesso il rientro e quindi ha reso molto complicato il suo gioco. Cross di Seregno, di Cerezo proprio sul portiere. Ed è lo stesso portiere Cervone che ripropone per Ester, un Ester che non è riuscito a rientrare tempestivamente dopo l'azione d'attacco di qualche istante fa. Una Roma che sta sempre giocando in 10 uomini, rientrerà Rudi Völler con una visibilissima ginocchiera al ginocchio destro, ecco, lo vedete che sta per entrare, mentre tergiversano, traccheggiano i suoi compagni, badano soprattutto al mantenimento del pallone, con Giannini che prova a fiondare sulla sinistra per Ester, palla che Ester mantiene abilmente in gioco e non riesce comunque a vincere il duello con pari. Può rientrare Völler e la Sampdoria nuovamente nel possesso di palla con Pietro Bjerkovod. Cerezo, Silas, prova l'1-2 Vialli con Mancini e ci sono troppi avversari ed è difficilissimo combinare, triangolare in queste situazioni. Erano tutti e due molto incentrati, chiusi al centro, moltissimo spazio sulle fasce ma non un compagno su cui poter sviluppare il gioco. Greco Giannini, Muzzi in anticipo come un falco, avete visto Mannini, si è avventato sull'avversario, poi ha toccato per Lombardo. Toninho Cerezo, Silas, palla per pari, tutta la Roma arroccata davanti all'area di rigore, in avanti il solo Völler, per giunta anche acciaccato, mentre Cerezo cerca la testa di Catanez, trova quella di Garzia, parte Ester. Si trovano sempre in inferiorità numerica gli attaccanti e di una squadra e dell'altra. È una massiccia inferiorità, è chiaro che dovendo giocare contro il libero c'è sempre un uomo in più da parte dei difensori, ma c'è davvero un divario tra le forze dei difensori e quelle degli attaccanti, allorché un'azione si sviluppa o da un'area o verso un'area di rigore o verso l'altra. Vediamo Di Mauro, ha cercato Völler, colpo di ginocchio di Bjerkovod che riparte. Silas, Toninho Cerezo, ex, ricordiamolo, vincitore di due Coppe Italia con la maglia della Roma. Ecco Gianluca Vialli. Ancora Gianluca Vialli, inseguito da Aldair, prova a sfuggirgli e poi ha cercato Lombardo. Non si perfeziona questa combinazione, una Roma che è ben appostata, molto attenta e molto vigile, soprattutto Sebino Nela. Sicuro stringe molto di spazi, però da parte dei giocatori sandriani c'è poco movimento senza palla. Infatti Vialli ha dovuto poi avventurarsi un'azione personale non avendo trovato soluzioni, l'unica è stata poi Lombardo, ma era abbastanza complicata. Ester lo avete visto in questa posizione molto insolita per lui, mentre Aldair cerca di sfuggire a Mancini, ce la fa. Ecco ancora l'ex giocatore del Flamengo del Benfica, prova a verticalizzare su Muzzi e palla che finisce oltre la linea di fondo e per noi qualche istante di pausa. Si riprende con il calcio di rinvio già effettuato, con la palla che è arrivata a metà campo, mentre avete visto Bujadin Boskov, e con Catanez che dirompente
taglia il centrocampo superando i difensori, anche i centrocampisti della formazione giallorossa, mentre arriva Silas dopo un tentativo di assolo di Mancini, una Sampdoria che si era proposta bene grazie al giocatore jugoslavo, mentre vedete Rudi Völler che accusa qualche notevole fastidio al ginocchio destro e probabilmente abbandonerà il terreno di gioco, e questa sfida viene sicuramente a perdere uno dei suoi più grandi protagonisti. È uscito addirittura a bordo campo Völler, è andato in panchina, un vero peccato, ecco lo vedete, un guaio serio al ginocchio, davvero un vero peccato, davvero una grave perdita direi. Beh sì, sicuramente lo scontro con Vierpoet era sicuramente uno dei temi dominanti, fatto di potenza e anche di grossa capacità. Nel frattempo abbiamo visto questa conclusione di Pagliuca, mentre nella Roma entrerà in campo Piacentini. Lì una Roma che proporrà quello che doveva essere, almeno la vigilia, lo schema iniziale con una sola punta Ester di sostegno, un centrocampo dunque più folto. Ovviamente l'assenza di Rudi Völler costringe il tecnico Bianchi a questa soluzione, non avendo egli altre punte in panchina. Comunque c'è un'inesattezza probabilmente nella lista che ci è stata consegnata, già che il giocatore che si sta scaldando con la maglia numero 14 è De Marchi e non Piacentini. Comunque saremo più precisi allorché avverrà questa sostituzione. Sempre 0-0 il risultato, con Muzzi servito da Mela, Roma in 10 uomini. Ancora Muzzi, fa tutto da solo, giocatore davvero forte sul piano atletico. Prova a tagliare il campo diagonalmente Carboni, la palla è per Bonacina, l'aggancio è stato quasi buono. Dunque una Roma che sembra voler giocare più che altro nell'attesa che la palla esca in fallo laterale per permettere il cambio, per permettere la sostituzione. Ma è una Roma che è abbastanza giudiziosa, ma anche in questo momento, giocando oltretutto in 10, ha pochi punti di riferimento davanti. Muzzi fa un grande movimento, però difficilmente tiene la palla nell'attesa che arrivino i compagni. Ed ecco che il gioco è fermo, dunque punizione per la Sampdoria e sostituzione nella Roma, dunque Rudi Völler che abbandona il terreno di gioco, al suo posto sta per entrare in campo De Marchi, eccolo qui l'ex giocatore della Juventus, Antonio De Marchi, 25 anni, milanese, palla che spiove all'interno dell'area giallorossa, dalla sinistra Mancini. Ancora un cross, palla troppo su Cervone dopo questo tentativo d'attacco dei bucerchiati, mentre vedete Roberto Mancini. Sì, sarà un po' curioso vedere adesso l'entrata di De Marchi, che cosa significa, se va lui in marcatura su Vialli, se portano su Aldair. È stata bellissima questa palla, è altrettanto bravo Mannini ad intercettarla. C'è un attimino da vedere come rivedono chi a questo punto avrà più libertà sul fronte offensivo, se sarà Giannini o se sarà Asler. Greco Mancini alle prese con Garzia, si rinnova il duello, ora Mancini e l'arbitro interviene, calcio di punizione che ci dà l'opportunità di tornarci per alcuni secondi. 24 minuti nel corso del primo tempo della Supercoppa italiana, 0-0 tra Sampdoria e Roma, calcio di punizione per la Sampdoria dopo che la Roma, lo ribadiamo, ha perduto Völler per infortunio. Mancini che batte, esce Cervone, non ci sono problemi per il lungo portiere su questi cross. Di Mauro per Muzzi, lo affronta Lanna, è costretto a far tutto da solo, Muzzi prova ad andarsene in velocità, non c'è nulla da fare e c'è anche l'intervento di Lanese che indovina una spallata del giovane Muzzi, accordando dunque un calcio di punizione alla formazione della Sampdoria. Avete visto Roberto Muzzi, classe 1971, lo scorso anno 3 gol con 15 presenze. Bjarkovod. Bujadin Bosco, una carriera lunghissima per lui, 185 partite in panchina nel campionato italiano con 80 vittorie. Lombardo che cerca Vialli, alle prese con De Marchi, lo controlla a fatica e poi il retropassaggio per il portiere Cervone. Fate un po' di cambiamenti, Aldair è andato in mezzo a prendersi Catanez, sembrerebbe, e invece Bjarkovod senza uomo, almeno senza Föhler, è andato a prendersi Asler, che Asler lo porterà sicuramente in giro per il campo, vedremo
alla fine chi ne trarrà più vantaggio. E pari su Mannini poi, ecco l'altra. Esatto. C'è stato nel frattempo un retropassaggio di Catanez per il portiere Pagliuc. Ed ecco Fausto Pari, vice capitano di questa Sampdoria, che negli ultimi anni ha saputo vincere uno scudetto, una Coppa delle Coppe e tre Coppe Italia. Intervento di Garzia, asfissiante la sua marcatura su Mancini, mentre buono il lavoro in disimpegno da parte di Thomas Hester. Ancora Garzia, passaggio pericolosissimo. Di Mauro, ancora Di Mauro, sulla destra per Hester. Arriva Bonacina. Bonacina attaccato, la palla per Giannini. Posizione più avanzata per Giannini, mentre Bonacina cerca la testa di Aldair. Staccano in due, alla meglio Toninho Cerezo. Un duello tutto brasileiro e la palla ora viene riguadagnata da Lombardo. L'avanzata di Silas. Incrociano i due attaccanti, Mancini. E poi ancora un intervento falloso che vedremo tra qualche... Ecco che abbiamo rivisto. Intervento falloso di Carboni ai danni di Mancini. E per la Sampdoria l'opportunità di andare a sparare dai 20 metri, dai 18-19 metri per l'esattezza, in posizione diagonale. Qui ci sta un bellissimo esterno di Silas, un collo destro esterno, come ha già dimostrato di essere capace a fare. 27esimo minuto dunque è Silas, il giocatore che si adopera per questo calcio di punizione, ma c'è forse anche Vialli che cerca un altro tipo di soluzione. Vediamo cosa succede. Vialli che spara, va al tiro sulla barriera, riprende Silas, pallonetto in area, mette fuori Aldair. Toninho Cerezo è uno dei tre brasiliani in campo, mentre c'era l'avanzata di Pari. Ancora Pari, Silas, apertura sulla destra per Lombardo, stop buono, evitato Carboni, intervento involontario, anche se il risultato è questa falciata abbastanza chiara che costa il cartellino giallo ad Amedeo Carboni. Fallo nettissimo, in quanto Lombardo gli ha rubato il tempo sullo stop di petto. Carboni ha creduto per un attimo di riuscire ad essere il primo sul pallone, ma non c'è stato. Direi intanto una cosa, che alla Sampdoria nel suo piccolo, nel suo grande, sembra mancare molto, secondo me, un Dossena che teneva sempre uno sfogo largo sulla sinistra. La Sampdoria trova difficilmente gioco sulle fasce, saltuariamente a destra, a sinistra mai, sia l'assenza di uno come Dossena sia dello stesso Bonetti. Esatto, che spingeva molto. Vediamo che Bonetti si era fratturato una costola nel corso della Makita Cup disputata a Londra. Calcio di punizione battuto da Mancini. La palla recuperata ancora dai blu cerchiati, all'assalto ora con Lanna. Ancora Lanna, può andare al cross, palla che spiove, altissima, Lombardo anticipato da Carboni, poi l'anticipo stupendo in acrobazia di Pari, e palla ancora nel cerchio di centrocampo e ancora un intervento falloso di Giannini. Lanese non perdona nulla alla Roma, ha perdonato soltanto il fallo di Giannini in avvio di partita, mentre Vialli prova a convergere, attaccato Martino, cannonata di Gianluca Vialli e risposta pronta di Cervone, bella conclusione di Vialli. È molto bravo, oltretutto io credo che sarà destinato a soffrire sicuramente De Marchi, anche per la sua non più abitudine alla marcatura uomo. Vedete come si libera, come copre molto bene il pallone, va alla conclusione in diagonale. E beneficia così del quinto calcio d'angolo la Sampdoria dopo questa bellissima conclusione di Vialli. Palla alta, stacca ancora e probabilmente però aveva commesso fallo Catanez, per cui ci fermiamo per qualche istante. Ecco, rivediamo ancora la grande elevazione di Catanez, che si aiuta però spingendo l'avversario. C'era un tedesco una volta piccolino che si chiamava Uwe Seeler, che saltava sempre prima degli avversari. Quando questi arrivavano su, lui si trovava con il petto sopra la schiena dell'avversario e lo tenevano per aria. Solo che questa volta Catanez ha messo le mani. Un pochettino, sì. Poi ancora qualche dubbietto. E naturalmente di fronte a Roberto Bette, che è grande esperto dei colpi di testa. No, ma difendo sempre chi va all'offensiva rispetto al difensore. Palla che nel frattempo è terminata in fallo laterale. Siamo alla mezz'ora, il risultato è di 0-0, mentre vedete Mannini. Intervento ancora di Mannini in anticipo. E palla che finisce in fallo laterale. Stavo dicendo prima,
di una Sampdoria. Stavo elencando i successi di questa Sampdoria, che negli ultimi anni ha davvero fatto incetta di trofei. Per quanto riguarda la Roma, ricordiamo che nel suo palmarès figurano 2 scudetti e 7 Coppe Italia. In azione Di Mauro, giocatore davvero importante nel centrocampo della formazione di Ottavio Bianchi, palla per Aldair, e poi c'è un calcio d'angolo, il primo calcio d'angolo della partita per la formazione giallorossa, intervento di petto da parte di Katanec, e andrà a battere Tommasino Hessler. Ecco Thomas Hessler, giocatore che ha sempre militato nella formazione del Bologna prima di approdare lo scorso anno alla Juventus. De Marchi, attaccato da Mancini, ancora De Marchi, ora si gioca con 20 giocatori nella metà campo blu cerchiata. Intervento di Mancini, stava per arrivare dalle retrovie Di Mauro. Ora la Roma si è ben disposta in campo, riesce a gestire abilmente il possesso di palla, manovra con Giannini che chiama in azione sulla destra Hessler, attaccato da Pari, prova il dribbling, un'altra finta, parte il cross ed è ancora calcio d'angolo. Secondo corner per la Roma ed è sicuramente questo il momento migliore per la formazione giallorossa, mentre vedete inquadrato l'avvocato Luciano Nuzzola, vicino a lui l'avvocato Petrosino. Si tratta ovviamente del segretario alla sinistra e poi del presidente della Lega Calcio. Ricordiamo che questa manifestazione è organizzata dalla Lega Calcio e sarà appunto l'avvocato Nuzzola che premierà la squadra vincente al termine della partita. Intervento di Pari, pericolosissimo. Intervento di petto, la palla poteva sgusciare in una posizione pericolosa. Comunque è svanita qui questa offensiva dei giallorossi e riparte la Sampdoria. Mentre vedete il presidente Ciarrapico, vicino a lui il vicepresidente Mauro Leone, si tratta ovviamente dello staff dirigenziale del vertice della Roma, mentre Muzzi va a sparare questo tiro che trova all'appuntamento il portiere Pagliuca. Era stata una bella iniziativa, ha lasciato solo scorrere un attimino troppo la palla e in diagonale, come potete vedere da qua, era poi difficile, se non con una, si è potuto andare anche in spaccata quasi a colpirlo, se non con una palla a scavalcare e superare il portiere. Bialli va al cross, molto bene, palla che Lanna, Mancini non è riuscito a schiacciare in porta. Una bellissima azione dalla destra di Bialli e forse Mancini non ha visto la palla arrivare. E direi che c'è stato questo velo, Mancini è andato su questa palla convinto di non prenderla più in quanto c'era l'avversario davanti che la cicca clamorosamente, si è visto Di Mauro e la palla va a picchiare sulla faccia, sul naso di Mancini e non va dentro. Vede che di fatti si tocca il naso sconsolato, ma a volte gli errori anche degli avversari possono trarre in inganno. Davvero sconsolato Roberto Mancini mentre accelera Silas, prova a cercare Bialli, termina a terra Bialli sull'attacco di De Marchi e c'è calcio di punizione che vedremo tra qualche istante. Ecco, vedete, hai visto il portiere Cervone, sì, e la mimica delle parole. No, ma ha detto anche quando sbaglio non deve buttare via la palla. Queste sono state le parole che io ho interpretato sulla Milanese. Bocca di Milanese, sì. Però dovremmo anche dare l'interpretazione di quanto ha mimato Cervone. Bialli è molto bravo nel proteggere, nel conquistarsi questo calcio di punizione, tra l'altro molto invitante. Vede che stanno anche cercando di tramare qualcosa in quanto la palla appena esce dalla barriera qua è in porta. Dunque calcio di punizione per la formazione blu cerchiata, la posizione pericolosissima per la Roma. Quando siamo giunti al 35esimo, Bialli, Mancini, grossa opportunità per i blu cerchiati, siamo al limite dei 16 metri, probabilmente il destro di Mancini, anche Bialli che si propone, Bialli che scappa, Mancini che va al tiro e palla alta sopra la traversa. Conclusione un po' molle da parte di Roberto Mancini. È difficile fare scendere velocemente in 16 metri una palla abbastanza veloce, è molto difficile. Io non avrei trascurato la possibilità di Silas che metteva dentro una bombarda dentro la barriera proprio, perché appena schizzava, appena riusciva a passare era 80% gol. Il rilancio del portiere, il colpo di testa di Katanec, il risultato che è sempre di parità. Bialli, anzi Mancini che ha cercato Lombardo, palla per il portiere Cervone. Vi ricordo che al termine di questa partita andrà in onda l'ultima puntata di Calcio d'Estate con Omar Sivori che ci parlerà di questa nuova Sampdoria.
li vedremo il dopo Milan-Juve, ci sarà un servizio su Matteus, mentre ricordo che da settimana prossima riprende la programmazione normale di Italia 1, mentre vedete il presidente Mantovani, programmazione che propone al martedì l'appello del martedì alle 22.30, Calciomania al sabato alle 19 e guida al campionato domenica alle 12.45. E continuiamo a parlare di questa partita, di questa finale della Supercoppa italiana, quando siamo giunti al 36esimo minuto e mentre vedete Bianchi, Ottavio Bianchi, per lui 209 panchine di Serie A. Thomas Hester sta per battere questo calcio di punizione. C'è stato di nuovo un cambiamento di marcature, è tornato pari su Hesler, invece di Hercules è preso Giannini, che fa un pochettino di più da boa, da punta centrale, diciamo. Inciampa sulla palla praticamente Lombardo, colpo di testa di Cereso, appostato in posizione di playmaker al limite della sua area di rigore, poi Lombardo che riparte, la palla è per Lanna. Lombardo ancora, l'ha più andata a cercare Vialli, mancato lo stop, ha cercato un colpo di grande tecnica, d'alta classe, con l'intervento di Lombardo, palloso, a giudizio del direttore di gara, che è il signor Lanese, lo ricordiamo, Tullio Lanese, mentre vedete inquadrato Lombardo. Tullio Lombardo, 25 anni, lo scorso anno 3 gol nel campionato dello scudetto blu cerchiato. Mannini, sempre tempestivo, sempre rapidissimo nell'anticipare gli avversari, palla ancora per Attilio Lombardo, Vialli trattenuto per la maglia, riesce a girarsi, riesce poi a fiondare nella zona di Mancini, che viene inseguito da Garzia, sempre braccato, ancora Mancini che prova il cross dalla sinistra, molto bello, va ad inzuccare di testa Vialli e palla alta sopra la traversa. È un peccato forse, perché Vialli ha tolto una palla bellissima a Catanes, che stava arrivando in piena corsa. Guardate come si muove molto bene Mancini, scodella una stupenda palla e vedete Catania che sta arrivando in piena corsa, nettamente più alto di tutti, mentre Vialli ha saltato un po' da fermo indietreggiando. Bene, mentre c'è un gioco a terra e De Marchi, ci fermiamo pure noi per qualche istante. 38 minuti nel corso del primo tempo, Supercoppa italiana a Marassi, Sampdoria 0, Roma 0, gioco sempre fermo, una partita che è stata un pochino mutilata dall'uscita del campo di Rudi Völler. Episodio questo avvenuto al 22esimo minuto del primo tempo, proprio a metà primo tempo. Di qui il cambio della tattica, il cambio delle marcature, una Roma sicuramente più cauta, più prudente, una Sampdoria che ha cercato di sfondare il muro, di arrivare al gol, una Sampdoria che è stata pericolosa fino a questo momento in 3 occasioni, con Catanez al terzo, mentre vedete che ha invitato un giocatore suo ad appoggiarsi, parliamo di Ottavio Bianchi, dicevo Catanez di testa, una bomba di Silas al quinto, una bellissima conclusione di Vialli respinta da Cervone, e annotiamo anche al 33esimo il colpo di testa mancato da Mancini sotto misura. Da Roma ovviamente non si è ancora fatta vedere dalle parti di Pagliuca. Lanna, una Roma che è reduce dalla confortante vittoria in amichevole contro il Benfica, mentre invece è sicuramente contraddittorio il precampionato di una Sampdoria che aveva vinto il torneo di Highbury, la Makita Cup, in finale contro l'Arsenal, una Sampdoria che poi era naufragata ad Amsterdam, che era stata battuta in amichevole dalla Fiorentina. C'è Vialli in posizione di fuorigioco, Antonio De Santis, il collaboratore dell'arbitro Lanese, lo trova in posizione irregolare, accorda dunque il calcio di punizione alla squadra giallorossa. Calcio di punizione sta per essere battuto da Nela, mentre vedete Gianluca Vialli, lo scorso anno per lui una stagione davvero travolgente, 19 gol, solo 26 presenze, sempre in parità con Cervone che sta per sparare il pallone nella metà campo avversaria. Palla altissima che si impenna, duello brasileiro, alla meglio Cereso, Catanez, Aldair, prova a piondare su Muzzi, cade per terra, pari, Cereso, sulla destra per Lombardo, arriva in suo soccorso Catanez, poi anche Mannini dalle retrovie. Difficilissimo trovare gli spazi a centrocampo per i giocatori della Sampdoria, tutti marcatissimi. Vialli, De Marchi riesce ad intervenire,
combinano bene questa volta i giallorossi, ma anche la Sampdoria si ripropone pressando al pari degli avversari, e ancora una volta un grande intervento in piena velocità da parte di Moreno Mannini. Ecco Vialli, ha cercato di fiondare, o perlomeno ha fiondato a lunga, e ha dato l'opportunità a Carboni di vincere il duello con un pizzico di fortuna, un grande pizzico di fortuna. Ancora Carboni, le prese con Cereso, un tunnel a rientrare ai danni di Catanez, un calcio di punizione per la formazione giallorossa, e noi ci fermiamo ancora per qualche istante. Ex giocatore sampdoriano, mentre rivediamo ancora, vedete, l'intervento di Cereso, anzi di Catanez, lo scontro con Catanez del tutto fortuito, e lo rivediamo per l'ultima volta. Ha fatto male a fare il tunnel, diciamo che c'è stato un contrasto falloso certamente. Tanto è una Roma che fa fatica un attimino a proporsi, i suoi centrocampisti sono più dediti alla marcatura, tipo Aldair, e tutta la squadra è più dedita veramente al controllo dell'avversario che non all'impostazione del suo gioco. Carboni, la palla per Esler, ancora Esler, avrebbe intentato ripetutamente ai danni di Pari, la palla buona per Giannini, colpo di testa, ma c'è Cereso che fa buona guardia. Pari, arriva Vialli, si fa incontro al pallone, ha cercato dalla parte opposta Aldair, perlomeno aveva cercato Silas e ha trovato Aldair, ancora Silas, Mancini, palla buona per Lombardo, c'è Silas libero a sinistra, non è stato visto, errore poi di Lombardo con palla in fallo laterale a favore della Roma, idee un pochino obnubilate per i blu cerchiati, mentre vedete Beppe Dossena al suo fianco Orlando, giocatore, come dicevi prima, che sarebbe utilissimo questa Sampdoria, ma è reduce pure lui da un'operazione in ginocchio. Ma sembra che la Sampdoria abbia un binario fino a questo punto, sempre su questa fascia, cioè sulla fascia destra, dove sta spingendo anche adesso, dove tutti si stanno portando. Vialli, c'è una finta abbastanza strana da parte di Di Mauro, un Di Mauro che poi lotta con Catanez, per l'arbitro l'intervento falloso di Catanez. Permetteteci di avere qualche dubbio in proposito. Vediamo Mannini alle prese con Muzzi. Questa volta il calcio di punizione è per i giallorossi, mentre c'è stato tra Muzzi e Catanez un battibecco, e Nela, vedete che dice prenditela con me, non con lui. Rovesciata, ancora Mannini. Un momento un pochino d'affanno per la difesa blu cerchiata quando siamo praticamente all'epilogo di questo primo tempo. Ancora un calcio d'angolo, dicevo, che si appresta a battere Thomas Esler, che deve guadagnare il punto di battuta. È un Esler che si è fatto vedere a tratti, ha sbagliato comunque molto, e poi per gli ultimi quarto d'ora, 20 minuti, si è praticamente assente dall'incontro. Ed ecco il calcio d'angolo che sta per essere battuto da Esler, mentre vedete Giannini davanti al portiere, batte corto, batte basso Esler, la respinta di Lombardo, intervento di Mancini. Mancini che chiama in avanti qualche compagno, sono in parecchi giocatori della Sampdoria, questa volta in superiorità numerica. Vialli, ancora Vialli, si accentra troppo Vialli, poi finisce in fuorigioco Lombardo. È una Sampdoria che non ha sfruttato bene questa situazione tattica davvero privilegiata. Era in superiorità numerica, ma ancora una volta si è accentrata, non ha dato sfogo largo, non ha mantenuto il giocatore largo per allargare la difesa proprio avversaria. Manca un attimino di lucidità, c'è molta buona intenzione, forse più che nelle ultime occasioni, almeno dal punto di vista fisico, ma dal punto di vista tecnico ancora molte lacune. Nela, ex di Marassi ovviamente, nonché ligure, ex di Marassi avendo militato nel Genoa, mentre vediamo Pari all'inseguimento del pallone, sempre 0-0 al termine di questo primo tempo. Supercoppa italiana, quarta edizione, ricordiamo che per la terza volta la Sampdoria è impegnata in questa competizione. Nelle precedenti edizioni, quelle giocate nell'89 con Milan e Inter, era sempre stata battuta, ma era una Sampdoria che, essendo vincitrice della Coppa Italia, aveva giocato in trasferta. Per la prima volta è privilegiata dal fattore campo. Vediamo Esther. Ancora Esther, una palla fiondata in modo abbastanza estemporaneo, mentre vedete che Bosco controlla il cronometro, è un gesto meccanico più che altro, mentre Mancini viene cercato da Toninho Cereso, stacca di testa Garzia, ma Mancini riesce a mantenere in gioco la palla, subisce il fallo,
Intervento falloso da parte dell'ex giocatore del Lecce, Luigi Garzia, 22enne terzino o stopper che la Roma ha prelevato quest'anno dalla formazione giallorossa salentina. Calcio di punizione probabilmente sarà l'ultimo episodio di questo primo tempo, quando siamo al 47esimo e rotti, la palla nella zona di Pari, la respinta di Carboni, va a staccare Lombardo sulla palla Estler. Ha scambiato con Garzia e finisce in questo momento il primo tempo, quando siamo al 48esimo minuto. Un primo tempo del quale, strada facendo, abbiamo fatto e rifatto la storia, un primo tempo che non ha proposto numerosissimi interventi del portiere Cervone e numerose palle gol per la Sampdoria. Viceversa, la Roma ha fatto ben poco, ma una Roma che, lo dicevamo prima, Roberto, è stata penalizzata dall'uscita anzitempo di Rudi Völler. Sta per dare il fischio d'avvio per la ripresa delle operazioni. Ribadisco ancora che la Sampdoria schiera Pagliuca, Manini, Catanez, Pari, Bjerkov, Dell'Anna, Lombardo, Sereso, Vialli, Mancini e Silas. La Roma risponde con Cervone, Garzia, Carboni, Bonaccina, Aldair, Nela, Ester, Di Mauro, Völler che però è stato sostituito da De Marchi, Giannini e Muzzi. Vediamo se cambia qualcosa sotto l'aspetto tattico in questo secondo tempo e vediamo Aldair che funge un po' da mezza punta o perlomeno da giocatore libero di agire laddove egli preferisce. C'è stato questo rilancio di Lombardo, un po' beccato dai suoi sostenitori in questa calda serata d'agosto. E Lombardo è un giocatore che fa della condizione atletica una cosa essenziale, quando riesce a dare sfoggio della sua velocità su quella fascia è pericolosissimo. Quando questa gli viene un attimino a mancare, diciamo che denuncia qualche lacuna. C'è un calcio di punizione ora per la Roma, è caduto a terra Giannini e i giallorossi beneficiano di questo tiro franco, di questo calcio piazzato con Carboni che va al cross. Gesti di Carboni, indica con il ditino alzato quale compagno dovrebbe avventarsi sulla palla, vediamo se sarà Aldair, è invece il nemico Pari ed ora Aldair sulla palla per Estler. Lanna, ancora Lanna, combina con Pari. Calma olimpica per il vice capitano della Sampdoria, mentre Sereso prova a ripartire, sfugge, avete visto, all'attacco di Estler, combina ora con Lombardo, ancora Sereso, giocatore indispensabile nella Sampdoria, così almeno è quanto pensiamo noi, ma soprattutto è quanto pensano i suoi compagni di squadra. Lombardo, Vialli, pallonetto che spiove, colpo di testa di Nela appena appostato, ancora Tonigno, Sereso, palla filtrante per Mancini, attaccato da Garzia, difende bene il pallone con il corpo Mancini e poi va a guadagnarsi il primo corner di questo secondo tempo. Ricordo che nel primo tempo la Sampdoria ha beneficiato di 5 calci d'angolo, la Roma 4, ed ora siamo al sesto corner per i due cerchiati, che sta per essere calciato dalla destra dal capitano Roberto Mancini. Palla arretrata, Sereso, lo stop, viene comunque attaccato, difficile trovare lo spazio, lo trova Pari, va a battere molto bene, è riuscito a coordinarsi e tutto sommato ne è scaturito un tiro pericoloso. È sicuro, è molto bravo Sereso che ha guardato, si è guardato un attimino intorno prima di disporre, prima di chiamare un compagno in causa, eccolo qua, vedete che va alla conclusione, la strozza leggermente, che Cervone molto molto ben piazzato, aveva visto la palla fuori. Comunque conclusione di Pari a lato dopo 3 minuti del secondo tempo e la Roma in possesso di palla con Nela. De Marchi, inseguito da Vialli, tallonato, ancora De Marchi, interviene comunque Vialli e poi Lanna, un pasticcio difensivo da parte di Marco Lanna, rimessa in gioco che viene accordata alla Roma con Thomas Ester, alla Bermuzzi, sempre lesto in anticipo Mannini, questa volta gli è andata male sul ritorno di Muzzi che poi va al cross, ma cross che finisce, come avete visto, direttamente sul fondo, ma c'è il guardaline che era ben appostato che accorda un calcio d'angolo alla Roma e le guardaline incriminato dei giocatori giallorossi, anzi dei giocatori più cerchiati, Antonio De Santis, l'altro guardaline è il signor Giuseppe Scalcioni, entrambi, eccolo qui inquadrato, si tratta di Antonio De Santis, entrambi collaborano con Tullio Lanese. Dunque quinto corner per la Roma contro i 6 battuti dalla Sampdoria, Ester che va a battere, palla altissima, stacca Lanna, palla messa fuori, colpo di testa un po' audace di Vialli, Bonaccina, stop non perfetto, comunque sempre la Roma in possesso di palla, velocissimo Bonaccina sulla sinistra, prova a chiudere Lanna ed è ancora calcio d'angolo, pareggiato il conteggio dei corner, 6 per parte, mentre vedete Walter Bonaccina, il giocatore che la Roma ha prelevato dall'Atalanta.
è Carboni che si appresta a battere. Sono dei fischi incomprensibili, mentre ecco Carboni che batte il cross altissimo, stacca Muzzi, ma stacca più di tutti Lanna. Sulla palla è Nela, l'apertura è sulla destra per Ester, buon inizio di ripresa da parte della Roma. Ester che prova a convergere, prova la posizione, cerca la posizione per il tiro, palla fuori e noi ci fermiamo per qualche secondo. Il gioco, il risultato sempre di 0-0, con la Sampdoria che ancora una volta va a proporsi sull'out destro. L'avanzata di Lombardo in piena velocità, palla forse troppo lunga che potrebbe permettere il ritorno di Nela, ma è un ritorno sugli istinti di Lombardo, di cui il calcio di punizione giustamente accordato direi dall'arbitro danese. Sembrava troppo lungo, ma era arrivato comunque a mio parere prima Lombardo sulla palla, e come hai giustamente sottolineato il contatto di Nela è stato in ritardo e falloso, anche se il giocatore romanista non mi sembra molto convinto e d'accordo. Impassibile Ottavio Bianchi, dicevo per lui 209 panchine in Serie A, globalmente tra Serie A, B e C1 356 volte in panchina, parliamo ovviamente di campionato. Calcio di punizione battuto da Mancini, la palla che rimbalza su una coscia di Viale, c'era comunque grande ressa all'interno dell'area, era abbastanza difficile trovare lo spazio buono per battere la rete, mentre rivediamo questa azione un po' confusa e un calcio di punizione per la Roma che deve essere ribattuto da Nela. Ha scambiato con Estlar, marcature davvero spietate a centrocampo dall'una e dall'altra parte, e vediamo ancora Nela, prova a verticalizzare cercando Carboni, il colpo di testa è di Lombardo, poi di Catanez, Lombardo ancora, Carboni gli ruba la palla, può trovare lo spazio per imbolarsi sulla sinistra e ha trovato il corpo di Mannini. Vediamo se l'arbitro concede, giusto sia così, il calcio di punizione per ostruzione di Moreno Mannini ai danni dell'ex collega, dell'ex compagno di squadra per l'esattezza. Abbiamo rivisto la spallata Amedeo Carboni, gioco sempre fermo, fischi del pubblico, fischi a noi incomprensibili, la tifoseria giallorossa e la tifoseria più calda, più cerchiata, si sono tranquillizzate con l'inizio della partita, c'era stata qualche scaramuccia, qualche schermaglia prima del fischio d'inizio, comunque tutto rientrato, tutto nella norma. Muzzi ha tentato un dribble, è andata male, Silas si guarda un pochino attorno, vediamo se riesce a far filtrare la palla, ha sbagliato. Garzia, Ester, ancora Ester, Muzzi, Ester, palla per Giannini, retrocessa in direzione di Nela, prova un timido tentativo d'attacco Mancini e poi Bjerkroth che mette la palla in fallo laterale per la rimessa in gioco dei giallorossi, mentre vedete Pietro Bjerkroth. Muzzi aveva tentato con grande caparbietà due volte di impossessarsi del pallone, ma era chiuso nella morsa tra due mastini, Mannini e Bjerkroth, ed ora è Silas. Combina con pari da questi a Lombardo in posizione sicuramente troppo arretrata, mentre al suo posto sulla destra c'è Catanez. Il palleggio, la palla poi ancora per Lombardo, il tentativo d'attacco ora impostato da Cereso, prova a verticalizzare su Mancini, sempre spazi chiusi, impossibile trovare uno spazio buono, e questo discorso vale per i giocatori della Sampdoria allorché cercano di impostare, anche per i giocatori della Roma. Ma sai, la Roma in fin dei conti bisogna considerare che praticamente in panchina seduti vicino a Bianchi è come se ci fossero Föller, Rizzitelli e Carnevale, cioè ha un grosso attacco, le tre punte vere. La Sampdoria è praticamente in formazione ottimale e questo veramente l'inserimento di questa nuova componente che sì, la creazione di questo centrocampo, io credo che darà molto da lavorare a Bosco. Mancini forse trattiene il pallone e per questo motivo lo punisce l'arbitro, mentre vedete Buso, giocatore che la Sampdoria ha acquistato quest'anno dalla Fiorentina, giocatore che si è messo in evidenza, mentre vediamo l'intervento palloso di Mancini, dicevo che si è messo in evidenza soprattutto nella prima partita del torneo Makita ad Highbury, Londra, quando aveva realizzato tre gol contro il West Ham. Retropassaggio di Carboni per il portiere Cervone e prova ad impostare dalle retrovie
lancio lungo, stacca Mannini. Sono sempre dei duelli singolarissimi che si propongono in questa partita, della partita stessa, la chiave tattica di questa gara che propone questi tipici interventi e queste sfide, questi duelli davvero personalissimi. Mela che ha combinato due volte con Di Mauro, poi subito attaccato Giannini, l'intervento di Sereso è falloso e il gioco ancora una volta è fermo, ci fermiamo pure noi. Riprende il gioco con un calcio di punizione, siamo in attesa del pallone e per questo motivo vi ricordo che al termine di questa gara andrà in onda l'ultima puntata di Calcio d'Estate con Omar Sivori, che parlerà di questa nuova Sampdoria con lo scudetto, e vedremo il dopo Milan-Juve, si parlerà di Matteus, mentre ricordo la programmazione di Italia 1 da settimana prossima, torna regolarmente l'appello del martedì alle 22.30, Calciomania al sabato, attenzione alle 19, e guida il campionato alle 12.45 come sempre la domenica. Ancora una volta il gioco è fermo, deve intervenire Lanese per accordare un calcio di punizione alla Roma mentre si è infortunato Muzzi. Auguriamoci, mentre rivediamo il replay, che non sia nulla di grave, perché a questo punto la Roma dovrebbe giocare proprio monca di punte. Diciamo che forse era d'ammonizione anche questa, perché il tentativo di Mannini non è stato unico, ce ne sono stati almeno due, tutte e due le volte sulla gamba portante. Direi che in questo caso, come nel caso all'inizio del primo tempo, si lamenta che usa le mani Muzzi, forse gliel'avrà insegnato anche Bianchi, il compito di un attaccante è anche farlo, però io anche in questo caso avrei usato il cartellino giallo. Avete visto il diverso atteggiamento di Mannini, la sua mimica e la maschera impassibile di Ottavio Bianchi. Palla ora che spiove nell'area di rigore blu cerchiata, il rilancio in qualche modo di pari, ma c'è sulla sfera Mancini, sempre seguito come un'ombra in ogni angolo del terreno di gioco da Garzia. L'avanzata ora di Bjerkovod, lo scambio con Sereso, verticalizza per Vialli, l'intervento di De Marchi, palla sicuramente troppo debole, parliamo del lancio su Vialli, mentre Carboni si esibisce un bellissimo assolo e trova anche la spallata di Bjerkovod, che a sua volta trova il cartellino dell'arbitro Lanese. È una partita troppo spezzettata, una partita in cui ci sono interventi rudi a ripetizione, ed è per questo motivo che l'arbitro è sempre lì un pochino sul piede di partenza nell'estrarre il cartellino. Sì, però sostanzialmente, almeno sempre a mio giudizio, era infinitamente più grave i due calci da dietro prima di Mannini che non questa entrata di Viergo, certamente in ritardo sull'uomo lanciato, ma sostanzialmente di spalla, anche se sul torace dell'avversario, falloso certamente. Pietro Vjerkovod è il terzo giocatore ammonito di questa partita, prima di lui identica sorte era toccata Bonacina e Carboni, ed ora ancora un episodio che definiamo giallo, scontro tra De Marchi e Vialli, lo rivediamo, vedete l'entrata da Tergo di De Marchi e poi la scalciata sempre da terra di Gianluca Vialli. Sguardo fiero comunque per Gianluca Vialli, mentre rivediamo ancora una volta l'accaduto, la forbice, e poi c'è stata questa pedata sicuramente proditoria da parte di Gianluca Vialli, fatta furbescamente, naturalmente nessuno se n'è accorto. Si riparte con un calcio di punizione per la Sampdoria e Silas sulla palla. Abbiamo assistito ad un buon momento della Roma, parliamo più che altro del possesso di palla e della zona di campo occupata in chiave territoriale, se ci è permesso questo termine. Vediamo Sereso che va di testa a cercare l'angolino e ha sbagliato. Dicevo che in chiave di spazio occupato la Roma ha fatto qualcosa di meglio in questi ultimi minuti della gara, ma pur sempre si è trattato di manovre molto sterili, mentre rivediamo il colpo di testa di Sereso. C'era Asa addirittura impegnato nella marcatura di Viergo, se solo la palla è leggermente più lunga per lui sono problemi, ma direi che conferma un pochettino il dato forse sorprendente del primo tempo, no? Il dato statistico che la Roma aveva tenuto più palla che non la Sampdoria. Questo è l'atteggiamento di oggi della Roma, come questo è anche un possesso di palla. Cervone ha ritardato l'operazione di rilancio, c'è da dire che con le nuove norme entrate in vigore, norme FIFA entrate in vigore il 25 a luglio, si dovrebbe costringere il portiere ad un rinvio sicuramente più celere, cosa che gli estremi difensori forse debbono ancora imparare. Mentre vediamo un intervento falloso di Carboni su Mancini che aveva superato Garzia, l'arbitro ha lasciato correre
e Carbone ha sventagliato la sfera in diagonale sulla destra per Giannini, attaccato subito da Bjerkovod. Si chiude in un imbuto, termina a terra Giannini, dolorante, ma si va avanti con Bjerkovod che scambia con Katanec. Possono riprendere le loro posizioni di partenza i difensori giallorossi, mentre Vialli dà a Cerezo. Silas arriva in posizione di tiro, sta per preparare il destro, parte il destro, viene non trattenuta, non viene trattenuta la palla da Cervone su questa conclusione di Silas, e al quarto d'ora esatto, in attesa del calcio d'angolo, ci fermiamo per qualche secondo. Rivediamo ancora De Marchi, mentre rivediamo anche, direi Roberto, la conclusione di Silas, non potentissimo, ma forse quel rimbalzo della palla prima... Sì, c'era una colpa sicuramente da parte della difesa della Roma, che ha fatto avanzare troppo e liberamente un uomo dotato di un tale tiro. Ecco, poteva veramente diventare un peccato per loro. Settimo calcio d'angolo che è stato battuto senza esito da parte della Sampdoria con Mannini. E probabilmente arriveremo alla prima sostituzione, già che la gara non decolla, un copione molto ripetitivo in questa quarta edizione della Supercoppa italiana, con la Sampdoria che vorrebbe o dovrebbe fare gioco, la Roma che glielo impedisce. E tutto sommato una gara che, se nel primo tempo aveva visto qualche episodio a favore dei blu cerchiati, sembra molto equilibrata in questo secondo tempo. E la sostituzione, vedete, Tonino Cerezo, che lascia il posto a Giovanni Invernizzi. Avremmo pensato a tutto meno che a questa sostituzione, pole position per entrare in campo, avevamo notato Dossena e Buso, invece è toccato a Giovanni Invernizzi. Ma sicuramente sulle due punte vuol contare, sta contando, evidentemente stanno bene, non vuole spostare troppo il suo atteggiamento tattico inserendo Buso e magari arretrando. E qui c'è Giannini che... altro è un rischio per Bjerkovod in caso, ecco, rivediamo il suo controllo e l'attacco abbastanza aggressivo che va a colpire il piede portante, aveva messo il piede destro di protezione sulla palla, vedete, direi che va quasi sotto, vediamo dove va a tenersi adesso Giannini, ma giustamente, come ha ritenuto l'arbitro, non si è stato nulla. Insistita l'azione difensiva di Bjerkovod. E ovviamente Giannini ha cercato in ogni modo di proteggere il pallone, poi c'è stato l'impatto e il... Ecco, avete visto, tra i due continuano le schermaglie, probabilmente la partita, il duello più che altro si inasprirà parecchio, e poi c'è questa conclusione quasi liberatoria di Carboni che ha sparato il pallone lontano per evitare queste trame negli spazi piccoli e anche questi continui battibecchi in campo. È bello che adesso Giannini sta bisticciando anche con Mancini, che era andato invece a cercare di placare un attimino gli animi. Ecco Vialli nel frattempo che ha beneficiato di una situazione decisamente molto caotica, ma c'è l'intervento di Garzia e palla in fallo laterale. Ecco, rivediamo ancora quanto è accaduto prima, vedete la grinta di Bjerkovod e Giannini che ha cercato di infastidirlo, chiaramente tra i due non corre buon sangue proprio alla luce di quanto è accaduto precedentemente. C'è ancora un giocatore che è uscito, si tratta di Mannini, probabilmente ha perduto le lenti a contatto, eh sì, è questo, Mannini, giocatore che gioca con le lenti a contatto, mentre continua l'azione, palla che finisce oltre la linea di fondo e per noi qualche secondo di pubblicità. Parte sul risultato di 0-0 ancora con un calcio di rinvio quando siamo giunti al 19:40 del secondo tempo. Ricordo che in caso di parità si procederà direttamente ai calci di rigore, non ci saranno i supplementari. Giannini, palla ancora per Cervone. Continuiamo a ribadire che la partita non decolla. Giannini, ripreso con Vialli che tocca bene per... E poi c'è questa pedata di Giannini che costerà sicuramente caro al giocatore giallorosso, che già era stato salvato dall'arbitro in occasione di un intervento proprio all'inizio della gara, al secondo minuto. Forse poteva costare il cartellino rosso questa pedata, più che altro per il fatto che era vistosissima. No, sicuramente se ci fosse stato la giusta ammonizione, intanto lo rivediamo, è chiaro che fra i due almeno adesso qualcosa si dovrebbe, vedete che proprio questa non è sulla gamba d'appoggio ma sull'altra gamba, ma potrebbe calmarsi un attimino, perché sono adesso sulla stessa posizione, ammoniti tutti e due, quindi la prima che fanno debbono andare fuori.
potrebbe anche servire questa ammunizione. Ed ecco ancora Giannini mentre si ripropone la marcatura con Bjerkovod. Bonacina che cerca Muzzi, attaccato Muzzi da Lanna, ancora Muzzi sulla sinistra per Carboni. Hessler ha cercato una combinazione sicuramente troppo pretenziosa con Muzzi e riparte ora Mannini, che evidentemente ha ritrovato, è riuscito a risistemarsi le lenti a contatto. Silas salta bene, Hessler combina con Pari, all'avanzata Pari, Vialli subito attorniato da tre avversari, cerca il cross, arriva Lombardo che potrebbe effettuare il cross, Pari, palla per Vialli, buona sulla destra, vediamo che arriva il cross, da buona posizione Catanez, invece che centrare la porta effettua un involontario passaggio ad Aldair, ovviamente nel tentativo di segnare. Ha voluto girare troppo la palla, ha cercato assolutamente il secondo palo perché si è ritenuto un po' avanti, ha dovuto mettersi un po' indietro, vedete come l'ha veramente spizzata più che colpirla, cioè si è tolto con il corpo dalla palla, vedete come va indietro per metterla sul secondo palo, non era comunque una palla agevole da mettere dentro. E vedete Srećko Katanec, che ricordiamolo già al terzo minuto e 20 secondi aveva avuto una buona opportunità su un colpo di testa. Srećko Katanec, 26 anni, 1,90 m, giocatore della statura imponente, lo scorso anno ha realizzato 2 gol in campionato. Gioco ancora fermo, c'è un calcio di punizione per la Samp con Attilio Lombardo che si appresta a battere. Lombardo attaccato da Hessler. Vialli, Indernizzi, per la prima volta chiamato in azione, ancora Indernizzi, ha cercato la testa di Mancini, colpo di testa di De Marchi, Nela, e ancora una volta l'arbitro interviene per spezzare il gioco e per accordare un calcio di punizione alla Roma. Roma, ricordiamolo, che sarà impegnata in Coppa delle Coppe contro la temibile formazione del CSKA di Mosca il prossimo 18 settembre, viceversa in Coppa Italia affronterà la vincente della doppia sfida Lucchese-Venezia mercoledì prossimo. La partita d'andata è stata vinta dalla Lucchese per 3-1. La Sampdoria invece in Coppa Italia se la vedrà con la vincente della doppia sfida Modena-Piacenza, Modena in vantaggio in virtù dell'1-0 ottenuto nella gara d'andata. Un rilancio di Indernizzi, la palla su Mancini, Mancini che prova ad andarsene dalla marcatura di Garzia e ancora una volta interviene Lanese, implacabile, e accorda un calcio di punizione ai due cerchiati. Boscov se la prende con Giannini che non rispetta la distanza regolamentare e poi Indernizzi va a battere questo calcio di punizione con effetto ad uscire e la palla in effetti è uscita. Quando vedete la stizza, la rabbia di Lucia Dimbosco questa volta nei confronti del suo giocatore. Bjerkovod lo affianca Katanec, palla a metà e Katanec, vedete, costretto agli straordinari per arrivare a servire Silas che può far partire il destro, disturbato al momento dell'impatto con il pallone da Bonacina, palla fuori e noi ci fermiamo ancora per qualche istante. Sempre 0-0 il risultato quando siamo al 24esimo minuto del secondo tempo, quando la Sampdoria riesce a rubare il pallone, attaccato da Garzia, termina a terra Mancini, ma questa volta non c'è fallo. Di Mauro, palla nella zona di Lanna, alle prese con Muzzi, tutto regolare, Katanec, Bjerkovod attaccato da Aldair, Di Mauro, veramente difficile mantenere il possesso di palla. Vediamo Mannini che alla sua maniera ancora una volta ha tolto il pallone dai piedi di Giannini con una grandissima e prepotente accelerazione. Ancora Mannini sulla destra, può andare al cross e il cross è stupendo, ma non c'è nessuno ad inzuccare in gol la bella azione e il bel cross di Moreno Mannini. Ma direi veramente stupenda per precisione, per profondità, per velocità. La Sampdoria sta cercando di, se passava questa palla era bellissima, di accelerare un attimo, anche se in alcuni dei suoi elementi non è in grandissima condizione, però Mannini è sicuramente uno dei top di questa, ecco, c'è già arrivato. La Sampdoria mi sembra quasi forse più improntata, proprio come citavi tu, alla Coppa dei Campioni che non alla prima di campionato. Calcio di punizione per i blu cerchiati, sulla palla ancora Silas. La Sampdoria è sicuramente da rivedere, come del resto da rivedere la Roma, ma soprattutto a causa dei numerosi infortuni, delle numerose defezioni.
è Silas che sta per battere questo calcio di punizione, risultato che è sempre di 0-0 quando siamo al 25esimo minuto del secondo tempo. Ecco Paolo Silas sta per battere, va al tiro e la respinta del muro e poi pari in acrobazia, ha cercato di spedire il pallone nello specchio della porta, non ce l'ha fatta. Ecco Fausto Pari, giocatore che ha vinto tutte le Coppe Italia fin qui vinte dalla Sampdoria, ha vinto anche tutte le manifestazioni vinte dai blucerchiati. Dicevo prima, è uno dei capi storici della formazione diretta da Vujadin Boskov, che vedete abbastanza agitato in panchina. Silas effettua un involontario passaggio su Bonacina, Carboni, Muzzi alle prese ancora con Mannini, vita dura per il giovane Muzzi, Di Mauro, Carboni, Nela lo affiancava sulla destra a De Marchi, la palla comunque giunta a Estler che ha cercato di superare Pari, che si rivela ancora una volta insuperabile. C'era una posizione di offside e questa volta la collaborazione tra l'arbitro e il guardalinea De Santis evidenzia qualche piccola pecca, perché De Santis era da qualche secondo con la bandierina alzata per un precedente fuorigioco di Vialli che era rientrato, questa volta invece era in posizione regolare Mancini. Comunque tant'è, il guardalinea è rimasto fermo sulla sua posizione di partenza e l'Anese lo ha ascoltato. Ancora Mancini alle prese con Garzia, protegge benissimo il pallone ma riesce ancora una volta a rientrare sulla sfera l'arcigno difensore prelevato dal Lecce, e per la Sampdoria si tratta soltanto di rimessa in gioco con le mani quando siamo giunti al 26esimo minuto del secondo tempo, 0-0 in questa quarta edizione della Supercoppa Italiana. Se tardi avete visto Mancini a sistemare le stringhe della scarpa, rimessa in gioco che poi cede a Silas. Palla che spiove nella zona di Catanez, il colpo di testa è di Aldair, ma forse la palla è rimbalzata sulla testa dello stesso Catanez, sulla spalla, come ha mimato il guardaline Scalcione. Precedentemente lo avevamo nominato, citato con il nome del suo collega Giuseppe Scalcione, mentre ora c'è il calcio di rinvio già battuto dal Cervone, da Nelanzi, poi la combinazione a centrocampo, Bjarkovic che chiama in azione Mannini che è costretto, vedete, a defilarsi per arrivare sulla palla. Lombardo, Mancini chiama in azione sulla destra Invernizzi che va al cross altissimo, Catanez prova a staccare, palla buona per Vialli e lo tradisce il rimpallo del pallone e può poi uscire, palla al piede la Roma con Di Mauro che ha dato a Estler. Bjarkovic, accelerazione di Bjarkovic, nulla da fare per Estler, ancora Bjarkovic sta per arrivare in zona tiro, va al tiro pericolosamente, questa azione di Pietro Bjarkovic è per noi ancora qualche istante di pausa. Ecco, rivediamo ancora Roberto questa iniziativa di Bjarkovic che ha goduto di eccessiva libertà, forse direi. Ma sai, lui è impegnato nella marcatura di Giannini che fa da seconda punta e quindi non lo segue, è un giocatore che ha delle doti atletiche spaventose, gli hanno concesso un po' di libertà, ne ha approfittato. L'unico suo peccato è stato non concludere perfettamente, ma non era semplicissimo. Mannini incespica sulla palla, ha toccato la palla con il piede d'appoggio prevenendo così il calcio con la sinistra, per questo motivo la palla è finita in out. Molto nervoso Giannini che non riesce a combinare come vorrebbe, questa volta ha commesso anche un peccatuccio veniale, un fallo di mano, e riparte la Sampo Lombardo. Vialli chiama in azione Silas, prova ad inserirsi centralmente Lombardo, ecco il quasi calibrato passaggio di Silas, Vialli si libera di un paio di avversari, poi dà la palla nuovamente a Silas che potrebbe andare al cross, ecco che parte il cross, Catanez di testa, ancora lui, e la palla è irraggiungibile per Mancini. Ormai è la combinazione cui si affida spesso e volentieri la Sampdoria, cross dalla, dalla destra e testa di Catanez, ma un po' impreciso il giocatore slavo. È un po' impreciso, ma è stato molto furbo Aldair a dare una leggera spinta di spalle proprio per impedirgli di arrivare perché era in anticipo. Vedo una Sampdoria che sta stringendo un attimino i tempi, anche perché la Roma ha veramente mollato un attimino, non riesce più a dare respiro alla sua difesa, ne sta subendo veramente il forcing della squadra blucerchiata. Avete visto nel frattempo Renato Buso che sta per entrare in campo, mentre Vialli viene servito da Mancini, ancora la combinazione, Mancini prova il tiro di controbalzo, la palla è buona, gol!
gol di Mancini, grande fortuna nel momento del rimpallo, ma poi esecuzione balisticamente perfetta, e Mancini indica qualcuno cui è destinato questo gol dedicato probabilmente al presidente Mantovani. E la Sampdoria sta per perfezionare una sostituzione, sta per entrare in campo Buso al posto di Lombardo. E direi che è stato un bellissimo gol per l'iniziativa, ma soprattutto per come lui ha recuperato la coordinazione, lasciando di sasso veramente Cervone, che era leggermente avanzato. Guardate l'1-2 con Vialli, che poi vi dirò il cambiamento di marcatura o di impostazione, il rimpallo favorevole, però lui è sveltissimo e bravissimo a recuperare coordinazione e precisione soprattutto. Una partita che non decollava, come abbiamo detto precedentemente, è stata risolta, ma fino a questo momento. E mi sembra che Mancini stava bisticciando con Tempestilli in panchina. Avete visto anche un gesto non proprio elegantissimo fra i due, evidentemente c'è una grossa ruggine o una lontana ruggine. Ecco, stavo dicendo appunto, una partita che sembrava non dovesse decollare, c'è voluta la giocata, la grande giocata di un solista per creare un'emozione, per creare qualcosa di importante in questa sfida, in questa quarta sfida di Supercoppa Italiana. La Sampdoria infatti sta mandando episodi, no? Oscillas al tiro, Ovierco nella sua iniziativa, e Mancini ci ha messo il suo fiore all'occhiello. Ed ora si propone con questo cross, con questa palla scagliata con rabbia, deve essere un tiro a campanile, la palla che è finita oltre la linea di fondo, mentre vedete Roberto Mancini sicuramente affaticato, non al meglio della condizione, volto scavato, vediamo leggermente ansimante, comunque autore di un pezzo da grande campione, anche se abbiamo sottolineato il fatto che è stato fortunato nel rimpallo, ma chiaramente si abbisogna talvolta anche di un pizzico di fortuna per arrivare alle conclusioni vincenti. Avanza la Roma ovviamente, che deve fare di necessità virtù, dovrà ora sbilanciarsi. Muzzi, che ha scambiato con Carboni, da questi Annela, palla per Aldair, ancora Aldair, Di Mauro gli restituisce la palla, Aldair prova ancora la combinazione con Di Mauro, spazza l'area di rigore pari, mentre c'era un intervento quasi pericoloso da parte di un giocatore sampdoriano. Il gioco è fermo per un intervento falloso su Vialli e noi ci fermiamo per qualche istante. Avete visto sorridente Vialli, che è tornato in posizione eretta, mentre rivediamo ancora il gol, vedete il tiro incrociato, nulla da fare per Cervone, che può soltanto osservare la palla da quella posizione, ha incrociato in modo stupendo mentre Cervone si stava spostando alla sinistra. C'è un'altra sostituzione, un altro ex, Fausto Salsano, al 33esimo e 30 secondi entra al posto di Di Mauro. Salsano, giocatore che darà sicuramente maggior vivacità, maggior fantasia alla formazione di Ottavio Bianchi. Hai ragione, però avrebbe bisogno anche di un qualcosa di concreto, e non ha più cambi possibili in panchina in quel senso Bianchi, per dare un po' di peso e un po' di potenza al suo attacco. C'è un lancio nella zona di Vialli, ancora Vialli prova l'accelerazione, De Marchi prova ad andare a chiudere, ha tentato Vialli, un giochetto spettacolare, un colpo di grande effetto per trossare la palla, ha guadagnato comunque un calcio d'angolo che è il numero 8 per la Sampdoria, la Roma ne ha battuti 6. Azione questa, quella che stiamo vedendo, datata 34 minuti, e calcio d'angolo battuto direttamente sull'esterno della rete da parte di Gianluca Vialli. Non so se è stato voluto, comunque la Roma non aveva piazzato uomini sul primo palo, correva a rischio un tiro di un buon esterno, anche di sorprendere Cervone in pieno. De Marchi, palla per Giannini. Giannini cerca Salsano, colpo di testa da parte di Invernizzi, poi Silas, Buso entra in azione, salta anche Bonacina, che tocca comunque per ultimo la palla, di qui la rimessa in gioco con le mani. Gioco sempre fermo, la palla deve ritornare. La rimessa in gioco è già stata effettuata con il servizio su Lanna, e palla poi per Pagliuca. In questo secondo tempo la Sampdoria ha forse premuto di meno in quanto a volume di gioco di quanto non avesse fatto nel corso del primo tempo,
ha comunque riuscita in quattro occasioni a creare dei pasticci alla difesa della Roma ed è riuscita soprattutto ad arrivare al gol. Per la Roma ovviamente non abbiamo annotato alcun episodio degno di nota in area blu cerchiata, ma ribadisco ancora una volta che la Roma dalla metà del primo tempo gioca senza Rudi Völler. Buso è andato ad occupare l'identica posizione occupata precedentemente da Lombardo ed ora dato a Katanec. Silas subito di prima per Buso, prova a convergere diagonalmente, ha trovato Aldair, Muzzi, Giannini, è costretto pure lui a traccheggiare, poi a cercare, a trovare Carboni, prova l'accelerazione Carboni, disturbato da Buso, calcio di punizione, ecco Amedeo Carboni, ex Giannini, va a battere il calcio di punizione stupendamente per Salzano che può crossare, il cross è sicuramente infelice e recuperano i blu cerchiati, sempre 1-0 per la Sampdoria. Bjarkovod, ricordiamolo che pure Bjarkovod è un ex avendo vinto uno scudetto in maglia giallorossa. Vialli per Mancini, ovviamente diventa più facile giocare senza l'assillo di arrivare al gol a tutti i costi, cioè con la possibilità di variare i temi e di piazzare la palla in ogni angolo del settore del campo, in ogni settore del terreno di gioco, mentre vediamo Pari, Silas, e Silas che convoca con la mano Pari, non si è presentato all'appuntamento e poi era finito in fuorigioco Mancini che vedete inquadrato in questo momento. I minuti di gara sono 37 nel corso della ripresa, Sampdoria in vantaggio per 1-0, gol segnato proprio da Roberto Mancini 6 minuti fa. Calcio di punizione che batte De Marchi, sulla palla è Nela, la fiondata a cercare Muzzi, ancora il perentorio intervento di Mannini, il messo in gioco che sta per essere effettuata dai giallorossi con Tomasino Ester. Salzano prova il dribbling, si libera di un paio di avversari, rovina addosso, calcio di punizione che vedremo tra qualche istante. Abbiamo visto la fase finale dell'azione convulsa che ha portato a questo calcio di punizione decretato da Lanese. Lanese, ricordiamolo, ha diretto 147 partite in Serie A, 296 complessivamente tra Serie A, Serie B e Serie C, partite di campionato. Mentre assistiamo al calcio di punizione che batte Ester, c'è una deviazione Giannini e gli ha tolto la palla dal piede letteralmente Bjarkovod. Silas, intervento di Bonacina, può avventarsi sulla palla Pari, non ce l'ha fatta, comunque la rimessa in gioco è ancora a beneficio della formazione blu cerchiata. Ecco Fausto Pari, Mancini, colpo di testa è per Katanec. Buso era in posizione di ricezione ottimale Vialli, ma Katanec non se l'era sentito di provare un passaggio filtrante, cosicché la Roma ha potuto recuperare il pallone. Ancora Cervone, in questo caso dopo il retropassaggio del compagno Nela, Cervone ha messo giù la palla e l'ha ripresa con le mani. Secondo quanto stabiliscono le nuove norme, andava punito l'intervento di Cervone. Abbiamo avuto conferma proprio da Casarin nel corso dell'intervallo, ma evidentemente non solo i giocatori, non solo gli allenatori, ma forse anche gli arbitri debbono perfezionare i meccanismi di queste nuove regole. Probabilmente stavano tutti guardando come si stavano disponendo le squadre avanti. Abbiamo tutti trascurato quello che Cervone stava facendo. Anche se la partita mi sembrerebbe segnata, in quanto la Roma non ha più la forza e le possibilità, ecco, anche in questo caso tu dici. Ecco Pagliuca, colpo di testa di De Marchi che svetta, Silas, Mancini, l'intervento di De Marchi era sicuramente pericoloso per le preziose gambe di Roberto Mancini, comunque tutto bene, quel che finisce bene, può ripartire la Roma con Sebino Nela. Prova il diagonale Nela, Muzzi stoppa praticamente con il volto, ancora Muzzi, prova l'azione d'attacco, lo affronta Mannini, la palla per Ester, il cross per Aldair, il colpo di testa di Katanec, Pari, accelera Pari, trova lo spazio per la sua accelerazione e poi Mancini che dà ad Invernizzi, sulla destra Buso, si distende bene ora la Sampdoria,
atteso forse eccessivamente Buse, che poi ha combinato ancora comunque con Invernizzi. Pari, attaccato da Buonacina. Mancini, Roma che si è già disposta in modo ottimale per interrompere un'eventuale azione d'attacco, ma Invernizzi che trova lo spazio, va al cross. Era da buona posizione Invernizzi, ma non c'è stata la precisa combinazione con Vialli. No, ha avuto solo un attimino di fretta Invernizzi, era una palla stupenda, era solo direi, faceva due passi avanti, aveva il tempo di guardare lo schieramento dei propri compagni e quindi servire al meglio. C'è la palla Mannini, ancora implacabile, giustamente Roberto è rilevato strada facendo, che Mannini è il giocatore più in forma della formazione blu cerchiata. Sicuramente oltretutto Muzzi non è abituato a fare la prima punta, è una buona seconda punta, uno che crea spazi per il compagno. Vediamo Ester, prova il cross molto bello ed è in ritardo Aldair. Questa è sicuramente la miglior giocata di Ester, si è trattato di un cross per lui abbastanza semplice, un cross che poteva procurare delle complicazioni alla Sampdoria e poteva al limite portare Aldair in buona posizione di battuta. Dicevi di Mancini abbastanza stanco, ma anche Esle dopo uno scatto così a quasi 90esimo è ansimante. Un Esle che conferma alcuni atteggiamenti, cioè alcune assenze dal campo per lunghi periodi, come è stato anche questa sera. È sparito il pallone, nell'attesa che venga ritrovato ci fermiamo ancora per qualche... C'è effettuata la rimessa in gioco, vedete in sovraimpressione il gol di Mancini, ha spezzato l'equilibrio tra Sampdoria e Roma. Ovviamente una Sampdoria, lo abbiamo detto e ripetuto, che ha creato a suo beneficio degli episodi più pericolosi di quanto non abbia saputo fare la Roma, una Roma monca senza attacco che non ha mai potuto infastidire il portiere Pagliuca. E questo è un pochino direi il copione di questa gara, una Sampdoria che va rivista, riveduta, forse anche corretta, mentre vedete che il gioco effettivo è di 47 minuti, siamo sotto la media delle precedenti partite che vi abbiamo proposto sugli schermi di Italia 1. Dicevo, una Sampdoria che va riveduta e corretta, una Sampdoria un pochino farraginosa, un po' pasticciona, la Roma va riveduta e corretta, direi Roberto, soprattutto per quanto non ha fatto vedere per l'assenza dei suoi pezzi migliori. Sì, la Roma va rivista con il pieno del suo organico. Direi che la Sampdoria, tutto sommato, l'uscita di Sareso non è stata controproducente, anzi ha permesso più libertà soprattutto a Silas e ha fatto entrare un giocatore molto agile come Invernizzi, che ha creato insomma qualche turbativa. De Marchi ha provato una solo, gli è andata male. Duello brasiliano con Aldair, che è riuscito a procurarsi lo spazio per il tiro, ed è questo il primo tiro della Roma nel corso del secondo tempo, una Roma che era andata al tiro una sola volta con un tiro abbastanza velleitario anche nel corso dei primi 45 minuti. Sulla palla Nela, ovviamente stringono i tempi giallorossi, mancano meno di 3 minuti al termine, una Roma che deve a tutti i costi tentare di improvvisare una formula d'attacco per arrivare pericolosamente dalle parti di Pagliuca, nella speranza ovviamente di pareggiare il conto. Salzano, sulla palla è Garzia. Hessler, ancora Garzia. Si fa vedere Muzzi, ma forse non ha dettato in modo preciso il passaggio, era poi ostacolato da quel Cerbero implacabile che è Mannini, e la palla finisce oltre la linea di fondo. Diamo un occhio al cronometro, secondo il tempo, secondo i canonici 45 minuti, siamo a meno 50 secondi, ma probabilmente ci sarà parecchio da recuperare. In apprensione Fugia d'un Bosco, per la Sampdoria sarebbe il primo successo in questa manifestazione dopo due sconfitte. Ci voleva del resto un'eccezione alla regola, erano due regole in ballo, quella che vuole la squadra di casa, la squadra campione d'Italia sempre vincente, e quella che voleva la Sampdoria precedentemente sempre perdente. Ecco, la Sampdoria sembra aver sfatato quella regola. Usiamo naturalmente la condizionale o il condizionale proprio perché la partita ancora non è finita. 45esimo che scocca in questo momento, vedete siamo al 90esimo esatto, ma sicuramente ci sarà da recuperare. Mancini, Invernizzi, De Marchi, rientrava dal fuorigioco Giannini, comunque ancora Mannini in anticipo su Muzzi. Applausi da parte dei sostenitori blucerchiati, delusione per i tifosi giallorossi, ma in verità, diciamolo francamente, questa Roma, la Roma vista questa sera, poteva soltanto sperare di arrivare ai calci di rigore. Vialli, attaccato da Garzia, sulla palla poi Catanez,
combina ancora con Vialli, alle prese con Carboni. Carboni gli ruba la palla e poi lancia Salzano, subito ingabbiato, attorniato, accerchiato, ed è Buso che prova a rovinargli l'azione. Hester, giocatore che non è riuscito a ripetere la bella prova fornita in amichevole contro il Benfica, vediamolo in azione ed è anche sfortunato questa volta perché la palla gli rimbalza sulle natiche e Pari guadagna un calcio di punizione. Calcio di punizione per la Sampdoria quando siamo al 46esimo e 15 secondi del secondo tempo. Ecco Fausto Pari, mentre sale il tripudio da parte dei sostenitori bucerchiati sugli spalti. Stanno per prendere posizione l'avvocato Nizzola, che dovrà consegnare la coppa al capitano della Sampdoria Roberto Mancini, la Supercoppa, mentre stacca molto bene Nena. Buso, lo stop è preciso, attaccato da Aldair, cerca di liberarsi di un paio di avversari, va a chiudersi in un imbuto ma guadagna una rimessa in gioco con le mani scagliando la palla sugli stinchi di Carboni. Un gioco un pochettino strano e logico, forse sull'1-0 dopo un certo qual dispendio di energie, e per una squadra che non vuole più rischiare molto, anche se una Roma un po' più sbilanciata poteva anche essere trafitta. È ripreso il gioco quando siamo al 92esimo e 14 secondi. Pagliuca, evidentemente qualcosa non funziona nella regola che è stata così ben insegnata, si direbbe, ai direttori di gara, mentre vediamo il lancio di Pagliuca. Vialli, e l'arbitro decreta la fine delle ostilità. Dunque la Sampdoria iscrive per la prima volta il suo nome nell'albo d'oro della Supercoppa Sampdoria, che era stata battuta dal Milan il 14 giugno dell'89, poi dall'Inter il 29 novembre del 1989 per 2-0, per 3-1 il successo del Milan, e poi Napoli che aveva battuto la Juventus per 5-1 lo scorso primo. Sezione che viene effettuata in questo momento, vedete capitan Mancini, l'autore del gol partita, che solleva al cielo di Marassi, al cielo di Genova, questa Supercoppa italiana. È un momento storico che dice decisamente bene, un periodo storico che dice bene alla